Gigante di vetro, acciaio e cemento, il Museo de Conflans è uno dei nuovi simboli della città francese di Lione. 10 anni di lavoro, 300 milioni di euro di spesa. L'inaugurazione è avvenuta a fine dicembre. L'edificio è posto alla confluenza dei fiumi Rodano e Saona, che bagnano Lione. Il museo ha il suo giusto nome, ma al di là della collocazione geografica, il manufatto ha una sua ragion d'essere dedicata all'incontro, il gusto dello scambio, degli sguardi incrociati, l'intelligenza degli sguardi incrociati. C'è una prospettiva trasversale delle collezioni e gli oggetti trattati in un approccio pluridisciplinare. I visitatori sono accolti in una gigantesca bolla di vetro che porta alle diverse sale d'esposizione per una superficie di interni di 5.000 metri quadrati. Il museo è oggi una collezione unica con oltre 2 milioni di oggetti, se ne espongono 5.000 alla volta, manufatti da tutti i continenti. Ci siamo posti domande filosofiche comunque accessibili a tutti, perché queste domande se le può porre ogni società e ogni individuo. La domanda sull'origine della vita, l'apparizione dell'uomo, del mondo, il posizionamento dell'uomo nella biodiversità, l'organizzazione delle società, l'uomo davanti alla morte, sono i temi affrontati in ogni mostra. L'homme face à la mort, ce sont des thèmes que l'on aborde sur chacune des expositions. Uno dei pezzi più impressionanti è il mammut quasi intero scoperto a 2 chilometri dal museo 150 anni fa, prova della discesa dei ghiacciai fino a Lione nel Quaternario. Molluschi e fossili che raccontano l'origine della Terra, ma per spiegarle le collezioni ci portano anche nella sala delle meteoriti, dei frammenti di luna e la polvere delle stelle, con un principio innovativo. Abbiamo l'abitudine nei musei di non toccare, di guardare con gli occhi. Qui voi proponete al contrario di avvicinarsi agli oggetti, di toccare, soprattutto oggetti molto particolari come questa meteorite. Potete parlarne? Abbiamo oltrepassato un divieto al museo consentendo ai visitatori di toccare oggetti autentici. In effetti culliamo un sogno, da una parte si osserva, dall'altra si utilizza un senso che era vietato, il tatto, per esempio potendo toccare questa meteorite di 630 kg. All'enigma delle origini, ma anche sulle grandi tappe delle evoluzioni delle specie, è dedicata una vasta sala, dove appaiono anche diversi animali mummificati, che riposizionano l'uomo nella biodiversità. Abbiamo voluto sottolineare il fatto che spesso dimentichiamo che l'uomo è una specie tra le altre, una specie tra 5.000 specie di mammiferi, una specie tra le 10.000 specie di uccelli presenti, sono più di 200 in questa spettacolare scenografia. Molti oggetti provenienti dalle culture le più disparate, da quelle degli Inuit, quelle della Papuasia, passando per quelle incaiche, sono presenti nel percorso permanente che culmina in una sala dedicata ad un tema un po' audace e poco osservato in museografia, la morte. Ogni volta nel nostro percorso si affrontano temi contemporanei. Ci piace ogni volta concludere con un tema attuale. Abbiamo viaggiato nel tempo mettendo in prospettiva problematiche contemporanee e alla fine veniamo a un'opera di un artista contemporaneo lionese, Aubanel. Un po' di vanità, un memento mori per ricordarsi che si morirà. Un museo che con la sua tematica potrebbe peraltro avere una lunga vita, del resto non è distante dalla nuova sede di Euronews. Dall'inaugurazione il mese scorso la sua biglietteria ha già totalizzato 65.000 ingressi. Anche questo è il futuro di Lione.